Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon mercoledì a tutti, amici. Prima di iniziare, ultimo giorno del Free Day, Black Friday, o come cazzo si chiama lì, quello lì, Free Day, coso è. Comunque, ultimo giorno. Ragazzi, guardate la promozione del primo messaggio che lascio in sovrappressione. Ok, mettete un occhio sul primo messaggio. Ci sono promozioni veramente enormi, Free Day, Black Friday, non so come cazzo si chiama, comunque andate a vedere questo minchia di messaggio. Cappotti, giubbotti, mascherine, no, assolutamente no. Completi, sì. Giacca donna, sì. Vestito uomo, sì. Tutine, sì. Ok, andate a vedere praticamente lì. E fate il vostro gioco, ragazzi, più spendete, più vi regalano, è l'ultimo giorno, quindi fate il vostro gioco. Cioè, ma io, ragazzi, scusate, io non voglio essere noioso, non voglio essere insistivo, cioè insistente. Ma i gobbi veramente sono una cosa abominevole. I gobbi sono una roba abominevole. Sono una cosa che non si possono né vedere né sentire. Cioè, ragazzi, non tifate Juve perché la gente, fidatevi, che si fiderà molto molto più di voi nella vita. Datemi retta a me, non tifate Juve. Perché se già anche una ragazza così pensa che sei gobbo, secondo me, secondo il mio punto di vista, non so quanto venga con te. Datemi retta. Se vi fidanzate con una, vi dite che cioè, siete gobbi, innanzitutto siete te. Comunque sia, non può dormire tranquilla perché nel portafoglio magari spariscono i 10-20 euro alla volta, primo. Seconda cosa. Sporc Mediaset con balzarini lì, ballarini, come cazzo si chiama, con il deficiente con la R moscia, che sempre, sempre elogia i gobbi, perché sempre li elogia, capito? Li elogia. Guardate dentro gli scudetti che avete vinto, ma brutte merdacce. Porcheria allo stato puro. Cioè, vi sembra giusto, secondo voi, faccio una domanda, che noi dobbiamo fare un mercato comunque sia così, perché siamo onesti, perché abbiamo una società comunque sia onesta, di gente serie, di gente seria. E voi fate che cazzo che volete? Io mi chiedevo quei 75 milioni di euro per Vlahovic, che già dovete pagare quell'altro ancora, tutto quanto, Ronaldo 100 milioni più 30 milioni l'anno. Avevo già capito che queste porcate erano fatte sotto banco, ma così in alto non ci speravo proprio. Plusvalenze, cose, mamma mia, mamma mia! E aspetta che adesso c'è anche De Laurentiis che è sotto inchiesta. E aspetta che adesso c'è anche De Laurentiis, però De Laurentiis mi pare una cosa, che ha fatto un grandissimo cazzo di mercato, perché comunque i soldi li ha fatti De Laurentiis. Cioè, con i mercati che ha fatto De Laurentiis, boh, mi sembra strano che sinceramente venga indagato, perché, boh, poi non lo so, il suo portafoglio cos'è. Però adesso sputare merda sul Napoli, che sta facendo un grandissimo cazzo di campionato, mi sembra una roba che secondo me è da vigliacchi, anche perché Napoli è stato derubato in uno scudetto da voi, vi ricordate? Inter, Juve, Pjanic, già munito con Vecino, fallo da giallo spappolato ma non da rosso. Pjanic già munito, stecca uno da una parte del campo, entrata a Karate Kid da rosso, nell'altra parte spariti gli audio, vi ricordate quell'episodio lì? Quindi del Napoli, sciacquatevi la bocca col Napoli. Il Napoli sta facendo un gran cazzo di campionato, cercheremo di fare di tutto di più per riprenderlo. È una bellissima favola, ha dei giocatori fortissimi, c'è un Giorgiano che veramente cava lì, come cazzo si chiama, che è fortissimo. Ha un gruppo fortissimo, ha fatto un'intelligentissima campagna acquisti, mandando via gente che non aveva più comunque sia voglia di rimanere lì, quindi tipo Insigne, tipo Koulibaly, che rimarrà sempre fedele a Napoli, però è stata sostituita. Bene, molto bene. È arrivato Kim, che sembra già napoletano da una vita. È arrivato questo qua a sinistra che veramente con lui e Leao non so chi è più forte. E ragazzi, con Napoli sinceramente parlare di queste cose qua, sinceramente non me la sento neanche. Io so invece i mercati che hanno fatto faraonici, i mercati faraonici che hanno fatto quelli lì. È da anni che abbiamo sospetti sui mercati faraonici, perché sul campo adesso col VAR li abbiamo inculati. Perché col VAR comunque se non si scappa, anche se a volte, no, ma sul campo devo dire che la ruba, infatti, da quando non ruba più sul campo, infatti non vince più un cazzo, questo va anche riconosciuto, è vero, da quando non rubate più sul campo, comunque, ragazzi,
non vincete un cazzo, e questo anche va riconosciuto, che sul campo non sto rubando un cazzo, e dietro le colonne, cioè io mi chiedo i 75 milioni per Vlahovic, dove cazzo li hanno tirati fuori? Dopo tutti i soldi che hanno buttato via, Rabiot 9 milioni, 7 milioni Ramsey, cioè cose, cioè ingaggi della Madonna, cioè noi dobbiamo stare attenti a guardare l'euro, e questi qua fanno che cazzo che volevano, e a me sembrava strano, di Messi in 10. Sport Mediaset veramente si è ridicolo, cioè addirittura fanno, è andato via Dybala a zero, che dovevano insultarli, che è andato via Dybala a zero, ha fatto un servizio su Dybala che proprio gli ha un coso malinconico, una cosa veramente, un'avventura finita, c'è cioè quel cazzo di Balzarini, Balzarini gobbo di merda, schifoso, ti odio veramente, merda schifosa, che veramente non ti posso vedere, che ha fatto un servizio che sembrava che veramente è andato via il faraone, è andato via. Poi, adesso c'è questa porcheria qua, addirittura fanno dei servizi che non so se vi danno cioè se a noi succedevano queste cose qua, ci davano dei ladri, dei mafiosi, di tutto e di più, se era Berlusconi che faceva queste cose, ci avrebbero detto di tutto e di più. Ci avrebbero detto di tutto e di più. Di tutto e di più ci avrebbero detto. Sti bastardi. E invece con loro no, piccolini, cucciolini, loro sono sempre onesti. Hanno cercato soltanto di deviare un esame di quel deficiente di Suarez per prenderlo. Oh, cucciolini piccolini, non fanno mai niente loro. No, piccolini, cucciolini. Oh, cucciolini piccolini, non fanno mai niente loro, sono sempre onesti sono. Cioè, io sono qua a farmi un'estate, cazzo, con. Sono qua a farmi un'estate, che devo stare attento alle ore, cazzo, sono lì che ho la gola in fiamme, ho la gola da quanto cazzo urlo ogni volta che guardo quella trasmissione di merda per vedere le notizie, ogni volta che apro, mai le cose news non le guardo neanche, sono tutte cagate sono. Ma puttana. E questi? All'improvviso spendono 80, 100 milioni, 120, come se loro sono ricchi. C'è uno stadio che fa cagare ed è sempre vuoto, fra l'altro, perché ormai tanto lo stadio l'avete finito. Cioè la cosa, guadagnare sul vostro stadio ormai l'avete finita. Uno stadio che è sempre mezzo vuoto, non ci avete neanche più la curva. Cioè voi non ci avete neanche più la curva. Non ci avete neanche più la curva voi. Cioè è contro la terza di Milano, in Coppa Italia vi hanno sovrastato, non ci avevate neanche la curva che cantavate, niente, ci avevate un cazzo. Non ci avete più un cazzo, siete finiti e strafiniti. Adesso la buona notizia è che Allegri comunque si rimane. Quindi se rimane Allegri siamo tutti contenti perché sarà anche simpatico, ci può andare a mangiare la pizza insieme che ti fa tante risate, può andarci a Night, a Mignotte, può andarci dove cazzo vuoi. Però Allegri come allenatore, fai cagare perché non c'è un filo di gioco. E questa cosa qua è una cosa che si sa. Si è riuscito a perdere contro Oliveri Conte di Iaquinta e gente varia con Ibra, Thiago Silva, Nesta e compagnia bella. Quindi insomma, non è che c'è un bel ricordo di te Allegri con la squadra che c'avevi, dovevi vincere almeno altro che 5 scudetti, quello che dovevi vincere 10 col Milan. Comunque vabbè. Lasciando perdere questo particolare, penso che tutti i nodi verranno a pettine. Io mi auguro che non ci sia un'ammenda, ma ci siano tanti punti di penalizzazione su una retrocessione diretta per quello che hanno fatto, perché hanno falsato anche dei campionati. Hanno falsato dei campionati perché non è giusto. Cioè, si deve giocare ad armi pari. Scusami un attimo, se io comunque sia faccio rispettare il mio bilancio e tutto quanto, e comunque sia sto attento a cosa comprare, a cosa spendere, tutto quanto, tu sperperi rubando, ok? Mi sembra che insomma non sia una cosa molto, molto carina, diciamo, molto elegante, a parte che voi piemontese, falso cortese, sapete benissimo di cosa sto parlando, quindi vi conosciamo tutti chi siete, le merda, le persone che siete. La cosa è veramente grave che Sport Mediaset fa dei servizi che quasi vi elogia un po'. Cioè, la cosa grave è questa, sentite i servizi che fanno su Sport Mediaset. Se era su Milan, ci avrebbero distrutto. Ci avrebbero distrutto, distrutto. Ci fanno questi servizi qua che Balzarini, veramente brutto. Balzarini, facciamo una petizione che non lo vogliamo più vedere, per piacere. Facciamo una petizione, per favore. Uno, grazie a Dio, non c'è più, vabbè no, non si ricorda mai sui morti, però. Che erano in due, erano. Adesso è rimasto lui. Ma facciamo una petizione. Veramente che non lo vogliamo più vedere. Facciamo una petizione. Alzi la mano chi non vuole più vedere quel merda lì. Eccomi qua. Cioè, veramente, alzate la mano, grazie. È veramente assurdo. È allucinante. Cioè, tutto pro Juve. È tutto pro Juve. Pro Inter e pro Juve. Soprattutto pro Juve. Fate cagare, fate. Mamma mia. E vi brucia ancora il culetto per lo scudetto vinto l'anno scorso. Ma state attento che magari vinciamo anche quest'anno. Fate
Se la giustizia fa il suo corso, li dovete togliere dei punti. Se la Juve e se c'è anche al Napoli. Anche se con Napoli mi spiace parlare così perché sta facendo un gran cazzo di campionato, gli faccio i complimenti. Ciao a tutti ragazzi, a dopo.